Dal 1 dicembre è attivo il nuovo hub vaccini e tamponi. Sarà allestito negli spazi del polo sociosanitario di Via Ghio a Chiavari. Rimodulati anche gli orari degli hub di Sestri e Rapallo. Il Papa in udienza ha iniziato un nuovo ciclo di catechesi dedicate a San Giuseppe. La periferia e la marginalità sono predilette da Dio, ha spiegato Francesco, proponendo una nuova preghiera al Santo. La violenza di genere è un fenomeno strutturale. 111 le vittime di femminicidio quest'anno in Italia. Serve un cambio di mentalità e norme più efficaci per proteggere le donne che denunciano. Si è costituita a Lavagna la consulta del turismo, ne fanno parte le categorie produttive della città. Obiettivo fare squadra per promuovere il territorio in modo strutturato e consolidato. Oltre 5.000 presenze reali e 41.000 virtuali alla prima giornata di orientamenti a Genova. Ampio il calendario di proposte ai magazzini del cotone per il futuro scolastico e lavorativo. Buongiorno ai telespettatori di Tiguglia Oggi. Temi della sanità in apertura. Partirà infatti da mercoledì 1 dicembre la rimodulazione delle aperture degli hub vaccinali della ASL 4 alla luce della chiusura dell'Auditorium San Francesco a Chiavari e quella già avvenuta delle caserme di Caperana. Per il chiavarese l'azienda ha individuato l'area del polo sociosanitario di Via Ghio come punto di riferimento, sia nell'immediato con una soluzione temporanea, ma sarà anche definitivo. A questo proposito stanno per partire gli interventi di sistemazione. Abbiamo fatto il punto. Saranno resi operativi a partire dal 1 dicembre gli spazi individuati dalla ASL 4 per sopperire alla chiusura quasi in contemporanea dell'hub vaccinale allestito all'Auditorium San Francesco e del punto tamponi drive-thru della colmata a mare di Chiavari, messi a disposizione dall'amministrazione comunale a suo tempo e adesso ritornati nelle sue disponibilità. Inizialmente i servizi saranno concentrati nell'area del polo sociosanitario di Via Ghio, zona ospedale, dopo il varco d'ingresso, una soluzione temporanea per alcuni mesi in attesa della conclusione dei lavori che dovranno restituire un'area più strutturata e funzionale. Noi stiamo proprio iniziando la fase di realizzazione con il progetto esecutivo e poi i lavori che chiaramente richiederanno diversi mesi. In questa fase daremo delle soluzioni transitorie che non saranno certamente ottimali, ma che ci consentiranno parallelamente appunto di svolgere i lavori che poi in primavera noi pensiamo che ci potranno mettere a disposizione la struttura definitiva. L'area del polo sociosanitario della ASL 4 di Via Ghio sarà dunque attivo i lunedì e i giovedì dalle 9 alle 14, il sabato dalle 8 alle 18 per i vaccini anti-Covid, sia su prenotazione che a libero accesso fino ad esaurimento delle disponibilità giornaliere. E il mercoledì sempre dalle 9 alle 14 per il solo vaccino anti-influenzale, in questo caso con accesso su prenotazione al numero verde regionale o agli sportelli della ASL. Vengono rimodulati anche gli orari degli altri hub. Quello di Sestri Levante di Via Dante sarà attivo il martedì e il giovedì dalle 9 alle 14, il sabato dalle 8 alle 18, esclusi i festivi. Quello di Rapallo, l'ospedale Nostra Signora di Montallegro, sarà operativo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14, il sabato dalle 8 alle 18, esclusi sempre i festivi. Dal 20 novembre poi il servizio tamponi, anche drive-thru, sarà attivo 7 giorni su 7, da lunedì alla domenica dalle 8 alle 13. E per gli uffici della ASL si sta moltiplicando in questi giorni il lavoro di tracciamento dei contagi che stanno aumentando soprattutto nei più giovani. Ogni giorno si moltiplicano le classi in quarantena perché è evidente si sta moltiplicando il contagio soprattutto tra i piccoli. Noi continuiamo ad avere un 40% circa della popolazione tra 12 e 17 anni non vaccinata, ma soprattutto continuiamo ad averla stabilmente ferma. Questo è il dato che più credo sia rilevante. Non c'è un movimento all'interno di questa coorte di età e questo naturalmente facilita la circolazione del virus. Voltiamo pagina. Questa mattina Papa Francesco ha iniziato un nuovo ciclo di catechesi legato a San Giuseppe, custode di Maria, di Gesù e della Chiesa. La scelta di Betlemme e Nazareth, ha spiegato Francesco, dice che la periferia e la marginalità sono predilette da Dio ed ha proposto una nuova preghiera al Santo: aiutaci a preferire ciò che il mondo scarta. Sentiamo un passaggio delle sue parole. In particolare Gesù va a cercare i peccatori. Entra nelle loro casse, parla con loro, li chiama alla conversione. Anche Gesù è rimproverato per questo, ma guarda questo maestro, dicono i dottori della legge, guarda questo maestro, mangia con i peccatori, si sporca.
ma va a cercare quelli che il male non lo hanno fatto, ma lo hanno subito. I malati, gli affamati, i poveri, gli ultimi. Sempre Gesù va verso le periferie, verso le periferie. E questo ci deve dare tanta fiducia, no? Perché il Signore conosce le periferie del nostro cuore, le periferie della nostra anima, le periferie della nostra società, della nostra città, della nostra famiglia, cioè quella parte un po' oscura che noi non facciamo vedere per vergogna forse, no? Sotto questo aspetto la società di allora non è molto diversa dalla nostra, eh? Anche oggi esistono un centro e una periferia. Sono stati 101 e finora i femminicidi in Italia nel 2021, ossia le uccisioni di donne da parte di uomini per motivazioni basate sul genere. Del problema e delle possibili soluzioni per evitare questo si è parlato questa mattina a Lavagna nell'incontro Codice Rosso Fermiamo la violenza sulle donne, organizzato dall'Associazione Futura nella parrocchia di Santo Stefano. Sentiamo. Non si tratta di un'emergenza, ma di un fenomeno strutturale. 101 femminicidi in Italia da gennaio a ottobre 2021 è il dato. Un numero alto, ma che mostra la punta dell'iceberg di un quadro più articolato che comprende moltissimi casi di violenze e prevaricazioni di uomini verso le donne che non si concludono con un omicidio o che non sono neppure denunciati da chi li subisce. Il primo passo, quindi, come si è cercato di fare nell'incontro a Lavagna a Codice Rosso, organizzato da Futura, è quello di promuovere un cambio di mentalità. E perciò è necessario avere sempre un'attenzione molto forte rispetto alla situazione e attivare appunto tutta una serie di iniziative anche di sensibilizzazione proprio per diciamo far sì che ci sia nella società e si instauri lentamente un cambiamento culturale. Il lockdown è stato un periodo difficilissimo per chi vive la violenza nel contesto domestico, persone che si sono trovate prigioniere e questo ha portato un calo vertiginoso delle richieste d'aiuto nei centri antiviolenza. Nei mesi successivi poi sono tornate a salire. Oltre che sul piano culturale, un altro punto su cui si deve lavorare è il quadro normativo. Se una percentuale elevata delle donne uccise aveva già fatto una denuncia, la protezione da parte dello Stato deve essere più efficace. Non solo casi più tragici di femminicidio, ma anche i casi di violenza ulteriore avvengono nonostante misure di divieto di avvicinamento, di allontanamento. Una norma recente del governo ha previsto l'arresto per chi non rispetta la misura cautelare di divieto di avvicinamento, ma per il momento non riesce ad essere messa in atto. Perché non è stata seguita, accompagnata da interventi che consentano poi l'emissione di misure cautelari degli arresti domiciliari o del carcere per chi appunto ha violato il divieto di avvicinamento ed è stata arrestata in flagranza. Fare squadra per rendere il territorio sempre più attrattivo per il turista, partecipando a fiere del settore e organizzando un calendario di eventi più ricco e strutturato. Questi gli obiettivi della consulta del turismo a Lavagna, che si è costituita questa mattina con i rappresentanti delle categorie produttive, l'Accademia del Turismo e il supporto del presidente del Consorzio Liguria Together, Francesco Andreoli. Vediamo. Quali sono gli obiettivi di questa realtà? Vogliamo creare una squadra che possa lavorare sul turismo, sulla promozione del territorio. Quindi abbiamo deciso di riunire i rappresentanti dei tre CIV di Lavagna, oltre il presidente dell'Associazione dei Balneari e degli Albergatori, e Accademia del Turismo, insieme a un consulente esterno che è Andreoli, quindi tutti insieme vorremmo veramente lavorare per Lavagna, lavorare per il turismo e cercare di creare una realtà un po' più programmatica in modo da cercare di vedere un po' anche oltre, andare un po' a programmare sul futuro. Ecco. Ci sono già idee a proposito, ovviamente tutti potranno dare il loro contributo. Sì, partendo dal diciamo da come utilizzare la tassa di soggiorno ovviamente, ma soprattutto cercare di dare il proprio apporto per quanto riguarda per esempio le fiere del turismo. Adesso cercheremo di lavorare sulle fiere dell'outdoor, realtà che effettivamente non hanno fatto mai parte della nostra programmazione, quindi iniziamo già da gennaio con delle fiere dell'outdoor e vogliamo lavorare su questo, su servizi che possiamo offrire tutti insieme per il turismo. Ecco. A breve scadenza, quali i primi appuntamenti per mettere già in atto questa sinergia?
sicuramente sono tutti cavoli nostri, 27-28 novembre. I CIV comunque parteciperanno a questa iniziativa, come comunque i ristoratori, gli albergatori, comunque diciamo che l'Accademia del Turismo, quindi tutte le realtà che oggi fanno parte della consulta già partecipano attivamente alle nostre attività. Ora volevamo dare una, diciamo, un'organizzazione un po' più omogenea. Parliamo di scuola, reazione e cuore, sono due elementi importanti del Salone Orientamenti edizione 2021, allestito ancora per oggi e domani ai magazzini del Cotone di Genova. La giornata inaugurale ha dato risultati lusinghieri, oggi il calendario prosegue con convegni, incontri e naturalmente la presenza agli stand per la scelta dell'indirizzo scolastico. Vediamo. 5.000 presenze alla prima giornata dell'edizione 2021 di Orientamenti. A questo dato si sommano le oltre 41.000 presenze in collegamento, numero che fa schizzare ad oltre 46.000 i visitatori reali e virtuali degli stand allestiti ai magazzini del Cotone di Genova. Lo slogan della manifestazione è stato preso sul serio. A giudicare dal debutto, gli interessati hanno reagito. Il React vuol dire che i ragazzi sono protagonisti perché sono stati proprio loro a dimostrare di saper reagire. Questo è l'orientamento. L'importante è iniziarlo il percorso, trovare gusto nel percorso e capire, diciamo, passo dopo passo, scoperta dopo scoperta, qual è la propria strada. Se non si inizia non si scopre. Orientamento è iniziare questa strada. Gli accessi agli stand sono stati regolamentati dalle limitazioni dovute alle norme anti-Covid con prenotazione e Green Pass obbligatorio. L'edizione 2021 di Orientamenti è arricchita da numerosi incontri e testimonial delle aziende che si rivolgono ai giovani. Mobilità, lavoro, innovazione, sanità, ambiente tra i filoni più gettonati, arricchiti dalla presenza di autorevoli relatori, senza perdere di vista il fulcro dell'iniziativa, ovvero l'orientamento scolastico. C'è una bellissima presenza di famiglie e di scolaresche che stanno animando questo salone, una presenza sinceramente che cioè, oltre quello che ci aspettavamo. È un bel segnale di ripresa, di interesse e di speranza di futuro, di poter tornare in pieno nelle attività didattiche e nelle attività di uscita che fanno parte del percorso di scelta professionale degli adulti e dei ragazzi. Guardiamo adesso i titoli dei giornali, in edicola quest'oggi, ci riveniamo dopo per altri aggiornamenti. Contro i migranti con l'acqua e i gas, questo è il titolo di Avvenire, vediamo la foto tragica che arriva dai confini tra Polonia e Bielorussia e leggiamo respingimenti violenti al confine polacco, il Papa dice i muri davanti ai profughi sono un ritorno al passato e c'è anche un po' di tensione tra Stati Uniti e Cina, Biden Xi vertice senza disgelo, nonostante i sorrisi, Taiwan divide gli Stati Uniti verso ritorsioni e poi i governatori di centrodestra propongono chiusure soltanto per i Novax, 4 regioni più Bolzano a rischio zona gialla e Draghi dice basta allarmismi. Diagnosi ritardati, mai così pochi casi di AIDS, ma è solo l'effetto del virus, cioè della pandemia da Covid. E poi ancora COP di comunità, così il bisogno di si fa impresa e questo è il tema del supplemento di oggi di Avvenire, l'economia civile. L'America protesta, missile di Mosca abbatte un satellite, siamo veramente alle guerre stellari. E poi ricordo delle vittime, abuse sui minori, chiesa in preghiera. E siamo anche all'editoriale, a firma Leonardo Becchetti, che parla del post-Glasgow. Dopo COP26 e transizione ecologica, è il momento di accelerare. Acceleriamo leggendo il secolo XIX, i giovanissimi spingono il virus in Liguria, contagi triplicati. A Toti, altri 4 governatori di centrodestra a Draghi, lockdown solo per non vaccinati, no di Salvini. E poi c'è il Salone degli Orientamenti, assalto da parte dei ragazzi, vince la voglia del futuro e presente anche il ministro Bianchi che dice la scuola in sicurezza, la DAD non tornerà. Sono note dolenti quelle che arrivano dall'economia, sale l'inflazione a ottobre più 3%, record dal 2012. E poi concessioni, nonostante la proroga al 2024, allarme a Genova, nuovo sequestro per i bagni Liggia. Patto di Natale per le autostrade, i cantieri si fermeranno durante le feste, l'accordo tra ASPI e enti locali. Un fatto tragico, terribile, avvenuto nel Viterbese, a Vetralla, uccide il figlio per punire l'ex compagna. E poi un delitto del 90.
96, il caso di Nada Acella, altri esami sul sangue in ascensore potrebbe essere quello dell'omicida e anche della sospettata. E poi andiamo sul Levante, stretta sul Green Pass, attività preoccupate, c'è un sondaggio del Secolo, calo certo di clienti, dicono titolari di bar e ristoranti, gestori di sale cinematografiche e teatri che sono già in allarme, nuove limitazioni proprio ora che ci stavamo riprendendo sarebbe una batosta. C'è anche chi deve fare il tampone perché non può essere immunizzato, dicono alcuni, e altri si lamentano. È dall'inizio che siamo usati come propulsore per spingere a vaccinarsi. E a proposito di vaccinazioni, premiati i vertici dell'azienda sanitaria e dell'ASL 4 Chiavarese, il progetto più organico. Terminiamo con il cinema, Ultimi Chuck nel centro storico per il film girato a Sestri, è una produzione olandese, il titolo in italiano tradotto sarebbe E poi ti ho visto, e viene girato appunto in questi giorni nella Bimare con la collaborazione di Genova Liguria Film Commission. Ora per gli aggiornamenti andiamo in redazione con Giacomo Rizzi. Grazie Andrea, un saluto a chi ci segue da casa. Due aggiornamenti che riguardano la viabilità, perché da oggi cambia il percorso della linea 798, ossia la ex linea 98 di MT, a causa di lavori stradali in centro ad Apallo, con gli autobus che transiteranno sul lungomare Vittorio Veneto senza passare da Piazza delle Nazioni, che è la piazza della stazione di Apallo. Saranno istituite quindi alcune fermate provvisorie sul lungomare nei pressi del Chiosco della Musica, in piazza 4 Novembre e in zona Castello. L'altro aggiornamento di viabilità invece riguarda le ormai consuete chiusure autostradali in notturna, perché in A12 questa sera sono previste le chiusure nel tratto tra Recco e Genova Nervi, in direzione naturalmente in direzione Genova verso Nervi, che sarà chiuso, quindi non sarà percorribile dalle ore 22 di questa sera, mercoledì 17 novembre, alle ore 6 di mattina di giovedì 18 novembre. Dalla redazione è tutto, la linea può tornare a te Andrea. E apriamo la pagina dello sport, parliamo della Virtus Entella. Dopo la vittoria all'ultimo respiro al comunale contro il Grosseto, che valsa la terza affermazione consecutiva, i ragazzi di Mister Volpe si stanno concentrando sul prossimo incontro di campionato. Sfideranno la Pistoiese in trasferta, allenata da Mister Davide Sassarini, domenica 21 novembre alle 17.30. Tra i protagonisti del match di domenica scorsa, Leonardo Morosini, centrocampista reduce da un infortunio che sta recuperando velocemente, e lo ha intervistato Nicola Pagliettini. Sei entrato, hai cambiato l'inerzia della sfida, come stai fisicamente, perché ti sei fermato forse nel momento in cui stavi trovando continuità, hai segnato con l'Olbia, col Pontellera, ora a che percentuale stai, quanto ti manca per essere al top? Ma dai, sto bene, mi spiace perché appunto dopo che mi ero sbloccato ero partito molto bene, ho avuto questo problemino fisico che piano piano sto cercando di scacciare, che ci sto convivendo e cerco di arrivare sempre pronto alla partita poi della domenica per dare una mano. Nell'umore dello spogliatoio, nella consapevolezza del gruppo, quanto hanno fatto bene queste tre vittorie consecutive? Ma sicuramente benissimo, è chiaro che dobbiamo essere sempre molto equilibrati e pensare alla partita successiva e a recuperare punti che abbiamo perso, secondo me, perché per la squadra che siamo ci meritiamo di stare in alto e di comunque fare partite di un certo tipo come le ultime. Adesso per dar seguito bisogna andare a fare una grande partita a Pistoia. Esatto, un'altra partita che sarà molto difficile contro un avversario che sta lottando per salvarsi, e sarà difficilissimo, ancora più difficile perché vieni da tre vittorie consecutive e lì si dimostra davvero di essere squadra forte. E sport e solidarietà a Calvary, in Fontanabuona, in occasione del Gran Premio Val Fontanabuona di ciclocross. La manifestazione sarà presente uno stand dell'Associazione dei Bambini di Malika, il cui scopo è realizzare una scuola e un centro polisportivo in Senegal, dove i bambini possano ricevere un'adeguata istruzione e coltivare le loro passioni sportive. L'inaugurazione di Expo Bici Liguria è fissata per sabato 4 dicembre alle 17.30, per poi rimanere aperta nella giornata di domenica dalle 8 alle 17. E in chiusura uno sguardo agli appuntamenti in agenda per la giornata di oggi. Appuntamenti in agenda per mercoledì 17 novembre. Esposizione di foto del collettivo TIF con i testi di Valeria Corciolani alla Galleria Gianfrancesco Grasso di Piazza San Giovanni a Chiavari, e aperta dalle 15 alle 19. Per i corsi di cultura di Chiavari, Silvana Rigobello tiene la lezione del ciclo Leggiamo Insieme, intitolata L'indagine come conoscenza, con Mastri Montanari, Ludus in Fabula.
inizio alle 16 nella biblioteca di Via del Pino. Nuovo appuntamento del 17° corso di cultura genovese a Chiavari. Antonella Traverso, della direzione regionale Musei Liguria, parla di Chiavari nell'antichità attraverso i materiali del museo archeologico, alle 16.30 nell'auditorium di Largo Pessagno. Proseguono gli appuntamenti della stagione del Teatro Pubblico Ligure di Sodi. Alle 18 il giornalista e scrittore Toni Capuozzo dialoga con il giornalista Massimo Minnella nell'incontro dal titolo In viaggio nel mondo delle comunità contese. Infine, Chimica e Cucina Recco, al ristorante Dao Vittorio, il chimico Riccardo Carlini racconta alcune curiosità scientifiche sul cibo di colore viola. Inizio alle ore 19. Ed è tutto per questa edizione di Tiguli Oggi. L'informazione torna alle 19.15, continua sul nostro sito, il canale 187, Telepace News. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.